zona climb, perché ci saranno dei punti dove devo arrampicare. E adesso mi preparo e poi vi faccio vedere tutto il percorso. Cercherò di filmare il più possibile. Mi sarà un po' difficile perché devo anche prepararmi le sicure per passare i punti più importanti. Quindi un dato che non avevo mai detto su questo zainetto che serve per portare Dumbino: mi è stato dato l'Arca di Noè, un negozio che vende attrezzature per gli animali, molto ad un vino entrare qua dentro, ma d'altronde si fanno questi percorsi. Prima di scendere dentro il torrente per far sgambare un attimino un vino, in modo tale che poi dopo non devo fare soste troppo frequentemente per farlo scendere. Quasi arrivati al punto dove Dumbi tornerà dentro lo zainetto, per grande dispiacere suo, che a lui non piace, piace di più correre libero, ma purtroppo qua, quando si tratta di incominciare ad arrampicare, non è il caso di lasciarlo libero. La GoPro non rende l'idea, ma il torrente in questo momento si trova circa una cinquantina di metri sotto di noi. Ok, telecamera frontale, zainetto con dentro Dumbino abbiamo preparato, questo è un marsupio che ho aggiunto io per non mettere l'attrezzatura all'interno insieme a Dumbino, in maniera che lui possa avere più spazio. E adesso cominciamo. Andiamo a sorpassare quella placca qua. E non c'è un solo punto dove posso creare un ancoraggio.
in libera. Va bene, dai. Andare a dumbi. Vai, libera. Via. Wow. Che culo, qui l'acqua come minimo fa la vita, ed è bella frescolina, niente da dire. Vabbè, oh, c'è fredda. Andiamo, Dumbi, vai. 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 Vai, 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 fuori dall'acqua, via, via, di qua. E questa come la passiamo, Dumbi? Vieni, era bella alta, eh? Questo è il caso che ti metto nello zainetto. Ok, Dumbi è tornato nello zainetto, andremo su per quella cascatella qua, non niente di che, sono 2,5 metri di salto, però parla con lui, in mano non riesco. Thank you.
vi posso dire che l'acqua che arriva a bagnare i Zebedei è bella fresca, eh? Ah, però. Allora, i scarponi hanno una presa fantastica anche sul bagnato, stupendo. I salti belli, non estremamente alti. Dovrei trovare qualcosa di più alto andando avanti, però l'acqua è di un fresco, te la godi davvero, te la godi veramente. Dumbia sempre nello zaino perché affrontare questi saltini si scivola un po' e non mi fido a lasciarlo libero e né a tenerlo in braccio. Quindi lo lascerò andare più avanti. Da oltrepassare qui e un altro là in cima. Anche questo arriva agli Zebedei. Urca! Questa mi sa che fonda, Dumbi. Ah, ma morendo. Ok, qua non tocco manco io. Non mi lasciare adesso, sassolini. Scalare anche un piccolo salto partendo da un punto dove non hai i piedi appoggiati a terra e quindi completamente vuoto, è pesantino. Poi con Dumbi attaccato dietro non è il massimo. Questa bellissima cascata di 10 metri più o meno. Diamo un saluto. Adesso proverò a passare, non so se lo vedete, provo a indicarlo col dito. Si passerà di lì, passerò dietro questo costone grosso e vediamo se riusciamo ad andare oltre. Sarà molto difficile perché la roccia è molto scivolosa e mi comincio ad essere anche un filino stanco. Dumbi, saluta anche tu.
proprio una cosa, lo zainetto che mi hanno dato da provare. Per quanto riguarda il passeggio, io penso che sia ottimale. Nel fuori pista, così, se ci fosse un'imbottitura maggiore su questa parte qua, la parte bassa, perché schiaccia proprio qua dietro e il peso del cane dopo un po' incomincia a fare, anche se molto leggero, comincia a farsi sentire quel bordo qua che pressa continuamente. Quindi provvederò a metterci una spugna imbottita io e segnalerò alla ditta che me l'ha fornito questa cosa. Per il resto è ottimale, anche durante i percorsi più accidentati lui rimane ben saldo alla schiena e non si muove assolutamente. Devo migliorare un pochino l'attacco del marsupio che ci ho messo di fronte io, ma questa è una cosa mia, ma per il resto lo zaino è veramente ottimale.